ulteriore bagno di realtà. E lascerei la parola a Joachim Lau per le conclusioni, visto che secondo il racconto di Elio tutto è partito dalla tua intuizione. Lasciate la parola, grazie. Buonasera, mi sentite? Sì, perfettamente. Sì. Perché io non lo posso controllare se mi sentite o no. Sì, ti sentiamo. Allora, grazie per l'invito. Dopo questi preziosi contributi delle precedenti partecipanti a questa conferenza, ammetto e confesso che non ho molto da aggiungere. Però mi lasciate l'occasione di illustrare un piccolo diciamo vizio, una piccola particolarità del diritto internazionale. Salvo che esiste la Corte Internazionale di Giustizia all'AIA, che viene chiamato se le parti contendenti dichiarano previamente il loro assenso e il loro accordo di sottomettersi sotto un processo internazionale, sussistono pochissime possibilità in realtà di costringere uno Stato di rispettare il diritto internazionale, salvo che c'è un'evidente necessità economica, psicologica o sociologica di rispettare il diritto internazionale. A questo proposito, diciamo, io sono da tanti anni in Italia e ho seguito la discussione anche negli anni 70 sugli armamenti nucleari in Italia. Mi ricordo un pomeriggio sull'autostrada per distrazione ho acceso Radio Maria nella macchina e ho seguito un discorso di un importante prelato, importante vescovo della Chiesa Cattolica sugli armamenti nucleari in Italia. E questo studioso molto, molto educato, molto studiato, ha fatto un lungo discorso sulla illegittimità delle armi nucleari e quant'altro, e sulla criminalità di utilizzare queste armi o di minacciare di utilizzare. Ha fatto un discorso bellissimo e come l'ultima frase del suo contributo, questo vescovo diceva: per questo motivo io posso confermare che l'uso delle armi nucleari è illecito, è un atto criminale contro l'umanità. E poi però diceva di seguito: noi facciamo parte della NATO e noi abbiamo delle armi nucleari anche in Italia, come si sa. Però quando noi lo utilizziamo, quello per una deterrenza nucleare, questo naturalmente è un altro discorso. Questo è lecito. E poi si rendeva conto questo vescovo che la sua argomentazione è un po' illogica, è un po' storta, e aggiungeva: perché c'è un motivo che noi possiamo utilizzare legalmente le armi nucleari, perché noi siamo i bravi, noi siamo i buoni. Questa è la situazione della nostra conoscenza, della coscienza
sul quale si basa il possesso delle armi nucleari della NATO nei paesi europei. Noi siamo i bravi, noi siamo i buoni e quindi abbiamo il diritto di violare il diritto internazionale. Io ho l'impressione che la maggior parte dei nostri connazionali e dei paesi e dei cittadini europei non si rendono conto del vuoto assoluto di conoscenza e della teoria del diritto internazionale. Il diritto internazionale perché esiste e perché non esiste, perché non viene rispettato, eccetera. Sono questioni che dobbiamo discutere profondamente e arriviamo alla scoperta della reciprocità del diritto internazionale. Il diritto internazionale è fondato non sulle armi nucleari e non sui Panzer e non sui missili, ma il diritto internazionale è semplicemente basato sulla coscienza dei popoli che deve essere reciprocamente rispettato, perché altrimenti manca il fondamento della sua esistenza. Questo è il miracolo del diritto internazionale. Abbiamo visto nella storia umana che il diritto internazionale che si è fondato solamente sulla forza e sulla violenza, sulla violenza bellica, è destinata a sparire, è destinata a scretolarsi. Soltanto in caso che viene reciprocamente e autonomamente e con autocontrollo rispettato, si può a lungo affermare che il sistema è fondato sul diritto, specialmente sul diritto internazionale. Per questo motivo, ripeto e mi vorrei aggiungere, vorrei associarmi a quello che ha detto Ugo, la società civile e tutti i componenti della società italiana dovrebbero alzare la voce se così di fronte alla situazione in cui evidentemente il diritto viene violato, il diritto viene disapplicato. E questa è la condizione in cui ci siamo purtroppo finiti. Abbiamo visto che cosa succede se nell'attuale guerra tra la Russia e l'Ucraina. Siamo in una situazione in cui l'unica soluzione che i nostri governanti propongono è quella di allargare da un giorno all'altro la guerra, di fornire più armi, di accentuare le difese e introdurre nuovi mezzi di guerra e di distruzione. Però nessuno degli attuali guerrieri si chiede quale sarebbe il punto di partenza dove il principio della reciprocità è stato abbandonato, che ha causato poi questo disastro bellico che abbiamo ogni sera in televisione. E specialmente per quanto riguarda le armi nucleari,
non si può pensare che una decennale, quasi 50 anni, violazione del diritto internazionale, nel senso del divieto, della minaccia delle armi nucleari, non si può pensare che questo stato di essere, quello stato di una permanenza della violazione del diritto internazionale, non potrebbe creare distorsione, non potrebbe creare una situazione in cui nessuno si sente più obbligato a rispettare il diritto. Quindi la nostra attuale situazione delle armi nucleari in Italia e in Europa è destinata ad aggravarsi attraverso un disconoscimento degli obblighi internazionali. E chiedo soprattutto le associazioni che si sono riunite in questa nostra iniziativa di esprimersi chiaro e tondo che la minaccia di uso delle armi nucleari è vietata e non dobbiamo prolungare questo stato male, questo malessere, per non creare ulteriori aggravamento, nel senso che anche la controparte potrebbe non rispettare il diritto. Quindi dobbiamo invitare la società civile, le chiese, i gruppi parlamentari di attendere e di rispettare rigidamente il diritto internazionale e non di trovare delle scuse e delle deviazioni per aggravare la situazione della guerra in Europa. Non devo prolungare il mio discorso, i miei precedenti colleghi hanno già detto tutto. Grazie per l'ascolto.